Passiamo all'oggetto numero 3, recupero dell'edificio ex ospedale San Florido di Città di Castello, bene di pregio architettonico confluito nel patrimonio indisponibile della ASL Umbria 1. Interroga il vicepresidente consigliere Bettarelli. Prego, consigliere. L'interrogazione sul tema ex ospedale di Città di Castello, stavo rimettendo in fila un po' tanti documenti, è la settima sullo stesso tema da quando sono in Consiglio regionale e a cui si aggiunge una mozione che la maggioranza di questa assise ha bocciato. Lo dico in premessa e poi non ci torno perché voglio guardare avanti, credo che l'obiettivo nostro sia quello di guardare avanti alla soluzione dei problemi. La mozione che depositai il 10 giugno 2020 chiedeva di addivenire quanto prima alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa, ovvero ad altro atto amministrativo equivalente, volto a realizzare, a seguito di recupero e consolidamento sismico dell'edificio ex ospedale Città di Castello, il progetto Casa della Salute, con nota, mettendo a disposizione le risorse necessarie all'intervento strutturale necessario. Questa siamo a giugno 2020, Consiglio regionale boccia. Ma dicevo, guardiamo avanti, partendo ovviamente da una brevissima cronistoria di una struttura dismessa da oltre 20 anni, quindi è giusto dire che la storia è lunga, non riguarda solo questi ultimi 3 anni e mezzo di presidenza Tesei in regione, perché ovviamente la struttura ex ospedale di una scala superficie su 3 piani di circa 8.500 metri quadri è di proprietà della regione dell'Umbria, quindi una storia ultraventennale che ormai da anni sempre più sta vedendo una struttura in totale degrado, poi data sulla stampa con foto dall'alto, con tetti cadenti, per non ipotizzare che cosa ci possa essere dentro e quale sia lo stato di pericolosità. L'interrogazione di oggi ovviamente rimette in fila un po' di questioni rispetto soprattutto alla esigenza di intervenire su questa struttura e per intervenire per la messa in sicurezza in primis e poi per il recupero e il riutilizzo di questa importante struttura è gioco forza che serve sì la progettualità ma servono le risorse. Facevo riferimento a quella mozione perché eravamo arrivati anni addietro, e parlo maggio 2019, alla stesura di un protocollo deliberato in Consiglio regionale nel 2018 e poi in Giunta regionale nel 2019 rispetto alla possibilità di poter disporre su una cifra superiore a 10 milioni per il recupero dell'ex ospedale, suddivisi in questo modo: 3 milioni e 8 dell'ascito Mariani, 3 milioni più un potenziale 20% determinati con l'ordinanza del commissario per la ricostruzione numero 67 del 2018, quindi 3 milioni più un 20% fa 3 milioni e 6, più un accordo per lo spostamento di strutture dell'ASL per la costituzione della cosiddetta Casa della Salute per un risparmio potenziale di ulteriori 3 milioni. 3,8 più 3,6 più 3 superiamo a occhio i 10 milioni, quindi queste risorse c'erano. Cosa è successo? È successo che non è stato fatto niente, anzi direi di più, direi che rispetto a una serie di interrogazioni che ho fatto sono venuto a conoscenza del fatto che nell'ordinanza sempre del commissario numero 86 del 2020 i 3 milioni per il post sisma destinati all'ex ospedale di Città di Castello non c'erano più, quindi quei 3 milioni non c'erano più, almeno all'ultima ordinanza 86-2020. Poi ho preso conoscenza, assistendo come spettatore alla commissione consiliare di Città di Castello su questo tema, dalle parole del sindaco Luca Secondi, che risultano esserci in questo momento queste cifre, ma poi ce lo dirà l'assessore Agabiti nello specifico se ci sono, quanto ci sono e che destinazione hanno, quindi comunque ufficialmente almeno insomma fino a qualche mese fa queste risorse non c'erano, e così come non ci sono più le risorse, e questo temo che sia anche insomma notizia di stampa,
le risorse del lascito. Non a caso avevo fatto un'interrogazione in cui chiedevo con quale motivazione presso l'ospedale di Città di Castello era stata acquistata una risonanza dal valore di, se vado a memoria, 990.000 euro, quasi un milione, e con risorse del lascito. E ricordo bene che chiesi se negli altri ospedali, nelle altre ASL, dove non c'erano stati lasciti di questa natura, si poteva fare questo tipo di acquisizione, o forse era più giusto fare acquisizioni necessarie e indispensabili con il bilancio della regione, quindi dell'ASL. Per farla breve e arrivare alle conclusioni, io credo che l'esigenza di tutto l'Alto Tevere, Città di Castello e tutta l'Umbria sia quella di finalmente mettere mano alla sistemazione, messa in sicurezza, perché è veramente pericolante, pericoloso passare anche lì fisicamente. Poi, se ci si arriva con 3 milioni del post-sisma piuttosto che con 10 del PNRR o altre risorse del bilancio o altre risorse statali, ministeriali, io credo che non sia in questo momento questa la priorità di nessuno. La priorità è metterci mano, trovare risorse utili a, ripeto, prima mettere in sicurezza la struttura, perché la struttura è veramente pericolosa, dare una nuova destinazione e ovviamente, ripeto, i progetti e le finalità si raggiungono se ci sono le risorse. Quindi la domanda, insomma, che poi è citata nel testo, qui insomma chiedo cortese risposta all'assessore Agabiti, è per sapere se sua intenzione mettere in sicurezza la struttura e con quali risorse provenienti dal bilancio proprio dell'ente o dall'impiego delle risorse disponibili nei programmi comunitari e nazionali di qualunque genere, coerenti con le finalità, e intendo procedere al consolidamento e al recupero dell'immobile ex ospedale di San Flore di Città di Castello. Grazie, prego, assessore Agabiti. Allora, l'ex ospedale di San Florido, complesso immobiliare iscritto nel patrimonio regionale, che si sviluppa nel centro storico, come sapete tutti, di Città di Castello, su 3 piani, oltre al sottotetto, per complessivi metri quadrati 10.656. Con ordinanza del commissario alla ricostruzione 129 del 2022 sono stati assegnati alla Regione Umbria euro 3 milioni per la messa in sicurezza del complesso in questione. Tale provvedimento nasce dalla richiesta formalizzata dalla Regione all'interno della fase 2 del censimento delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del 2016, attivata a partire dal 28 luglio 2021. A titolo informativo si rappresenta che l'importo complessivo necessario per il recupero dell'intero edificio, computando ovviamente anche le opere di finitura, secondo le valutazioni tecniche realizzate dagli uffici, è quantificabile in euro 32.665.000, IVA compresa. Si rappresenta altresì che, rispettando quanto disposto nell'ordinanza 129 del 2002, che con nota 15 febbraio 23 il Servizio Demanio e Patrimonio ha trasmesso all'USR Umbria e al Commissario alla Ricostruzione il cronoprogramma dell'intervento. Il suddetto documento, in considerazione delle risorse assegnate, sarà funzionale alla messa in sicurezza della porzione storica dell'immobile. Pertanto, in base ai contenuti dell'articolo 1 dell'ordinanza 129-2022, il passaggio successivo è rappresentato dalla scadenza del 31 marzo 23, data entro la quale il RUP dovrà avviare le procedure di scelta del contraente ai fini dell'affidamento della progettazione dell'intervento. È del tutto evidente che questo risultato rappresenta un primo passo che vede l'amministrazione regionale impegnata nel recupero e nella valorizzazione del bene. La costanza delle azioni poste in essere ha portato ad ottenere questo primo significativo risultato. Come ricordava poc'anzi l'interrogante, il consigliere Bettarelli, che sono 20 anni che è stato lasciato in abbandono questo immobile. Quindi, devo dire, posso anche affermare questa mattina che finalmente, dopo 20 anni, vediamo delle prime azioni concrete.
L'impegno di questa amministrazione quindi è di proseguire nel percorso al fine di individuare ogni forma di finanziamento utile al completo recupero del bene. Ogni forma di finanziamento che siano risorse comunitarie, altre risorse, PNRR, eccetera. Ciò ovviamente avverrà in stretto raccordo tra la Giunta regionale e il Comune di Città di Castello, avuto riguardo alla collocazione del bene, quindi nel centro storico della città, alle funzioni che in esso possono comunque essere collocate e attivate ed ai vincoli che insistono quindi sullo stesso bene. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Bettarelli per la replica. Ecco, ce l'ho fatto. È attivo il microfono? Sì. Funziona. Sì. Dunque, prendo atto della, come dire, del rinato interesse per la struttura, perché mi sembra di capire, e ripeto, leggendo i giornali non l'ho capito solo io, ma credo anche qualcun altro, che insomma un po' di disinteresse prima della giunta Tesei fino al 2019, perché dal 2000 al 2019 sono passati 19 anni e sono tanti, e quei 10 milioni rotti sono arrivati sicuramente troppo tardi, perché 19 anni sono un'eternità. Ora, per fortuna, ripeto, per fortuna o per forza, non lo so, per fortuna, diciamo, sembra, sentendo le parole dell'assessore, che insomma ci sia tornata questa volontà. Bene, se così è, ovviamente non ho motivo di dubitare che questa volontà di recupero sia tornata. Credo che la questione, per quello che mi riguarda, io faccio il consigliere regionale in questo momento da oltre 3 anni e non faccio né l'avvocato, né il giudice, né il magistrato. Altre questioni che leggo, ripeto, sui giornali mi interessano anche poco, magari se la Presidente, se quando arriverà, avrà voglia di comunicarci quello che leggiamo, se corrisponde al vero, ma questa è una questione che esula dall'oggetto, perché a me interessa che la struttura venga recuperata. E dicevo e concludo, personalmente, e credo anche alla città, all'intero territorio, non interessa quali siano le risorse che vengono messe sul piatto. L'assessore parla di oltre 32 milioni, sono una cifra assolutamente importante. Evidente che più passa il tempo e più va in degrado. Ricordo che negli anni passati erano stati fatti degli avvisi, dei bandi per la messa in vendita del bene, e parlavamo di cifre che fra l'altro sono iscritte sul bilancio, quindi c'è da fare anche un ragionamento, ma questo compete a voi, soprattutto all'assessore al bilancio e all'assessore alla sanità, visto che il bene è della regione e sicuramente avrà iscritta a bilancio un valore. Probabilmente, ricordo a quanto erano stati fatti i ribassi d'asta, era andata sempre deserta, comunque, quindi c'è anche un valore da considerare, ma ripeto, queste non sono considerazioni che mi riguardano da vicino. Prendo atto, quindi, e concludo davvero, con piacere che è tornato l'interesse per la struttura di Città di Castello, che c'è la volontà di lavorarci, e concludo con una, tra virgolette, battuta, che io ho fatto 6 interrogazioni e una mozione in 3 anni e mezzo, evidente che aspetto qualche settimana, qualche mese di vedere se si raggiunge una soluzione concreta, documenti e atti di bilancio alla mano. Quindi annuncio già da adesso che ovviamente la questione verrà strettissimamente monitorata, non fosse altro che, ripeto, poi i giornali e le TV li guardiamo tutti. Grazie consigliere. Passiamo all'oggetto numero 4, prospettive future e salvaguardia dell'operatività dei servizi erogati all'interno del centro salute sito nel comune di San Giustino. L'interrogante è il consigliere Puletti, prego. Sì, eccoci. Grazie Presidente. Questa mia interrogazione vuole essere un focus sulle prospettive future e la salvaguardia dell'operatività dei servizi erogati nel centro salute nel comune di San Giustino.
la cui ubicazione a ridosso del confine umbro-toscano rende chiaramente il centro salute una struttura strategica per la cittadinanza dell'Alto Tevere e dell'Alta Val Tiberina, nella zona nord-occidentale, e quindi tutta una circa 20.000 utenti ne usufruiscono in maniera sicuramente importante. E sono altrettante le prestazioni corrisposte all'interno degli ambulatori del Centro Salute di San Giustino, che sono interessati nel 2019 da una profonda opera di ristrutturazione volta a garantire quella che è la continuità assistenziale. Ultimamente sarebbe stato paventato un forte ridimensionamento dell'operatività del Centro Salute nel Comune di San Giustino, generando chiaramente una preoccupazione non soltanto per gli abitanti del Comune di San Giustino, ma chiaramente anche per gli abitanti del Comune di Citerna che ne usufruiscono, e anche della parte nord Città di Castello, quindi di tutti i comuni limitrofi. D'altro canto, Assessore, se questo fosse vero, significherebbe per le comunità locali dell'Alto Tevere il venir meno di un prezioso e vitale servizio in grado di garantire una pronta assistenza sanitaria alla comunità locale. Considerato che con la DGR 1138 del 17 novembre 2021 l'esecutivo regionale ha preadottato il piano sanitario regionale 21-25, predisponendo di conseguenza poi con la DGR del 973 dell'agosto 2022 il testo definitivo, chiedo attraverso questa mia interrogazione, che è stata sottoscritta anche dal collega Mancini, quali sono gli intendimenti di questa giunta alla luce di quanto sopra esposto in premessa, riguardo chiaramente il mantenimento, la continuità operativa e l'agibilità dei servizi quotidianamente erogati presso il Centro Salute del Comune di San Giustino. Grazie. Grazie consigliere. Prego, Assessore Coletto. Grazie Presidente. A me non risulta che ci sia nessuna intenzione di andare a diminuire quelle che sono le prestazioni da erogare in quel posto, in quel sito, in quella zona. Non so chi dica queste cose, ma se le dicono se ne assume le paternità. Questo deve essere chiaro, quindi sarà il caso che ci diciate cosa sta accadendo. Ripeto, a me non risulta e non c'è volontà da parte di questa amministrazione di andare a diminuire alcunché per quanto riguarda queste erogazioni. In particolare, visto e considerato che si parla di territorio, in considerazione del fatto che è stato appena approvato a livello nazionale il DM77. Quindi ditemi cosa sta succedendo e interverremo sicuramente. Per quanto riguarda il punto di erogazione di San Giustino, attivo nell'attuale sede dal gennaio 2019, rappresenta un modello di moderna organizzazione integrata delle cure e dell'assistenza primaria, che negli anni ha mantenuto inalterato un ampio ventaglio di importanti attività a beneficio della popolazione. I dati complessivi di queste attività per l'anno 2022 si mantengono sostanzialmente inalterati rispetto al 21. Nel 2023 sono state concentrate a San Giustino le vaccinazioni dell'infanzia e dell'adolescenza in un unico centro vaccinale per garantire i tempi entro cui eseguire la vaccinazione al fine di prevenire l'insorgenza della malattia nelle fasi di età maggiormente critiche per la salute degli utenti, nel rispetto degli indirizzi di riordino delle attività del DM77 del 2022 e in accordo con la direzione aziendale. Permangono su prenotazione le vaccinazioni Covid. Le vaccinazioni degli adulti sono in gran parte garantite dai medici di medicina generale in base agli accordi specifici regionali. L'aggregazione funzionale territoriale della medicina generale, istituita nel 2018 con 10 MMG, è stata conservata negli anni, nonostante il numero di medici di medicina generale attualmente è sceso a 9, così come la postazione di continuità assistenziale dei servizi di base sanitaria e sociosanitari e sociale, la coesione con la comunità. Ciò nonostante le enormi difficoltà a reperire i sostituti in grado di coprire tutti i turni sia della comunità assistenziale che della FT. È stato nominato un nuovo coordinatore della FT dopo il pensionamento del precedente ed è stato proposto agli MMG, attualmente organizzati in rete, cioè nei propri ambulatori distribuiti sul territorio, l'utilizzo degli ambulatori all'interno del punto di erogazione, oltre a quello già attivo 6 giorni su 7 per 4 ore al giorno, 12-16, per attivare una medicina di AFT H12, come previsto peraltro dalle norme nazionali. Ciò in sinergia con gli infermieri, gli amministrativi e gli altri professionisti distrettuali e con la comunità assistenziale,
permette di realizzare a San Giustino una nuova organizzazione di servizi territoriali definita il DM 77 del 22, essendo medici di medicina generale e pediatri di libera scelta i referenti clinici e loro assistiti in tutti i percorsi assistenziali distrettuali. La struttura si presta ad attivare interazioni costruttive, in parte già in essere, BPCO, ossigenoterapia e altre, con gli specialisti distretturali e ospedalieri per avviare progetti di cura personalizzati nell'ambito dei PDTA a maggior impatto sociale tipo PDTA del diabete. All'interno della struttura sono tuttora garantite attività ambulatoriali, specialistica, ortopedica, chirurgica, nutrizionale e domiciliare. A causa della mancanza di specialisti, problema che affligge l'intero panorama nazionale, le visite specialistiche di oculistica e cardiologia sono state concentrate nei poliambulatori distrettuali presso gli ospedali. È già avviata e si sta implementando con l'amministrazione comunale, il terzo settore ed alcune associazioni locali un'offerta permanente sul territorio di servizi per gli assistiti non autosufficienti, disabili, giovani ed adulti, al fine di mantenere le loro attività educativo-riabilitative all'interno della comunità di riferimento in appropriata sede. Grazie. Grazie assessore, prego consigliere Puletti. Io la ringrazio assessore, ma non avevo alcun dubbio sul suo operato, sull'impegno che questa giunta sta mettendo e metterà nei prossimi mesi per sistemare una situazione ereditata alquanto compromessa e sicuramente acuita nel corso del tempo anche a causa dell'emergenza Covid. Purtroppo io mi sono fatta un'idea da dove partono queste voci, anche perché diciamo che non è la prima volta che accade e c'è una simpatica corrispondenza temporale, nel senso che queste voci nascono all'interno dell'ospedale di Città di Castello, apro e chiudo parentesi, che necessita comunque di un cambiamento su determinati livelli dirigenziali, ma questo è un mio parere. Ma guarda caso succede, così come è successo il 24 agosto scorso, dove infuriò una polemica sterile riguardo la chiusura del pronto soccorso di Umbertide. 24 agosto, 25 settembre. 25 settembre erano le elezioni politiche e ad oggi ci ritroviamo ad affrontare un'emergenza, ci ritroviamo ad affrontare una polemica sterile, inutile in aula per mettere a tacere delle voci che sono solo ed esclusivamente degli allarmismi inutili, dove il cittadino diventa strumento di una politica che sicuramente non appartiene a questa giunta, non appartiene a questa maggioranza, ma del resto se qualcuno lavora bene bisogna in qualche modo trovare per forza delle voci per alimentare un malcontento. Quindi io la ringrazio assessore per queste sue precisazioni, ripeto, non avevo dubbi, anche perché in più di un'occasione abbiamo spento voci anche riguardo la Guardia Medica di Pietralunga, quindi diciamo che l'attenzione c'è e la ringrazio per la sua risposta e per il suo lavoro. Grazie.